grande Nino Rocco, il 42esimo anno, e Maurizio Romei non poteva far mancare un grandissimo giornalista che è Matteo Marani, che ha preso questo bellissimo premio. Sì, intanto ringrazio ovviamente Maurizio Romei, ringrazio la giuria che mi ha scelto. È un, come si dice in questi casi, veramente un grande onore, anche perché è un albo d'oro ricco, con grandissimi nomi di grandissimi colleghi che mi hanno preceduto, quindi è un piacere veramente molto grande. Una bella serata, molto contento ovviamente di condividere questa serata con Stefano Pioli, che è un allenatore che stimo moltissimo, e Vincenzo Italiano, che è altro allenatore che stimo davvero molto, oltre al presidente Trenta Arange ed altri, diciamo, vincitori. Bellissima serata, ottima organizzazione, tra le mie cose c'è anche quella di scrivere, quindi ho scritto questo libro, che è una storia, insomma, abbastanza ormai nota, che è quella che riguarda un allenatore importante del calcio italiano degli anni 30 e 40, purtroppo tragicamente morto ad Auschwitz con la sua famiglia. Penso che il racconto sia una grande possibilità che abbiamo per arrivare alle persone, perché poi c'è una grande richiesta di racconto, di storie, e lo sport è un vettore, mi vorrebbe dire un'autostrada perfetta per portare magari anche un racconto più ampio della storia, del sociale, dell'economia. L'Udinese può davvero essere una sorpresa del campionato. Sì. E la seconda domanda sulla nazionale, che è molto grave, che sono già 8 anni, poi non andiamo ai mondiali. Che cosa manca? Forse anche troppi stranieri e giovani nostri, che abbiamo tanti bravi anche nel 21. Allora, comincio con l'Udinese. Penso che l'Udinese sia già una sorpresa certificata di questa stagione. La domanda è: dove può arrivare l'Udinese, cosa può fare? Io credo che possa fare ancora molto bene in questo campionato, perché ha una rosa larga, una rosa di qualità, ha una società molto forte alle spalle, strutturata benissimo, guidata ottimamente da Pierpaolo Marino e da Gino Pozzo, ha un allenatore come Sottil che ha voglia di crescere, quindi anche ambizione, giusta e sana ambizione, quindi io credo che l'Udinese, non so dove finirà, dove chiuderà, ma può fare cose importanti in questa annata. E sulla nazionale, sì, certamente la domanda è giustissima. Cioè, la nazionale ha un problema oggi di poco reperimento, perché abbiamo in alcune squadre, ricordavo poco fa Sky che mi hanno chiesto un collegamento, abbiamo alcune squadre con il 10% di italiani, che vuol dire un giocatore su 11, diventa difficile. La Fiorentina, squadra, sì. Io ho sempre detto nella mia trasmissione sull'otto del calcio che manca ancora quel gradino da fare, probabilmente anche, non so, osservatori diversi, riescono tipo Giuntoli del Napoli, riesce a trovare certi tipi di calciatori. Siamo sì nelle prime 7-8, però la Fiorentina manca un qualcosa ancora. Beh, intanto però diciamo che la Fiorentina è tornata nelle prime 7-8, questo mi sembra una notizia importante, sì. Perché era un po' di anni che non ci riusciva a rientrare in Europa, e quindi è un risultato, un traguardo che va comunque apprezzato, è importante. È chiaro che in questi anni le prime, diciamo, 6 squadre del campionato, 6-7 con l'Atalanta, sono sempre state un po' quelle. È chiaro che, come tutti i processi, questo è un processo in corso, ci sono delle cadute, ci possono essere partite sbagliate come Istanbul, però anche delle partite magari importanti di ripresa, come col Verona è stata una partita, una vittoria importante, sì, contro una squadra che è una buona, discreta squadra. Insomma, io sono fiducioso, poi ho stima, l'ho detto tante volte nel lavoro di Italiano, quindi credo che possa fare bene. La mancanza dell'attaccante, perché per il momento mancano tutti e due, sia Cabral che Jovic, può essere un problema. È chiaro che quello è il punto, in questo momento è il punto. Cioè, la squadra a volte gira un po' larga perché non riesce a finalizzare, non trova l'uomo là dentro l'area. Jovic è stato un ottimo, forte attaccante, non credo che si sia definitivamente perso. È chiaro che è arrivato un po', l'ha detto lui poi, sì, un po' in ritardo di condizione, tanto che non giocava, bisogna aspettarlo un po' e sperare che recuperi. Insomma, continua a tifare perché Jovic torni a essere un giocatore importante.